9 punti per il Real Dronno, 1 invece per gli Asparagi che oggi giocano con questa casacchina, definirei, rosa, a dispetto dei colori invece giallo-rossi del Real Dronno. Buonasera a Giovanni Barsotti per questo lunedì di Olmi Plaza e di Kun, settima giornata, e allora si inizia a fare sul serio, si iniziano a fare anche i calcoli. 9 punti a disposizione ancora delle due squadre, per vedere se riescono a qualificarsi oppure no per la fase successiva. Buon calcio a tutti. Prova a battere Verniano dentro in area di rigore, per Contento spalla alla porta, non c'è fallo, secondo me Lattarulo dice di sì. È calcio di rigore per il Real Dronno, tutto da verificare secondo me. Lattarulo ha fischiato con molta sicurezza, ha indicato il dischetto. Qui Contento a braccia aperte, ha cercato l'appoggio, non l'ha trovato e poi è caduto. Io non so da dietro, francamente non si può capire da dietro cosa sia successo esattamente, se c'è stata una trattenuta o cosa. Magari lo capirete meglio voi con le immagini da casa. Quindi è pronto Contento. Batte Piva con un rigore praticamente centrale, fa 1-0. Rigore, ripeto, dalla dubbia esistenza, verificheremo con le immagini. 1-0 per il Real Dronno. Dammi un minuto. Contropiede con Golinelli, Golinelli vuole andare sul destro, va sul destro Golinelli, ribattuta e prima palla gol anche per gli Asparagi. Mani veloci per Azzeni, si libera e mette in mezzo, è buono per Golinelli che arriva puntuale per l'1-1. Che palla di Gigi Azzeni alla morata. Golinelli sul secondo palo, chiama presente. When you want. In porta subito e Piva malissimo sulla conclusione da centrocampo di Maneo. Piva non bene ma l'ha vista poco. Poi era calciata molto bene questa conclusione. Golinelli recupera centrocampo col cuore, Golinelli poi cade per terra, però Verniano in contropiede, uno contro uno, salta l'avversario, Verniano vuole calciare, calcia con l'esterno destro, diventa un pallonetto impressionante, un gol bellissimo di Verniano che fa 3-1, lascia qui Golinelli e poi si inventa un tocco sublime e porta i suoi sopra di due in chiusura di primo tempo. Contento spalla alla porta, la prova a proteggere, vuole girarsi e tocca deliziosamente, palla di ritorno, Contento porta vuota e salvataggio sulla linea di Righetti, provvidenziale. È la nota più interessante di questa partita dopo il tunnel di Contento che va via, viene scippato però, quindi Azzeni in porta, chiama presente Franco che va all'incrocio, grande palla gol per la Asparagi. Ah, ecco perché non c'è Nicolani, non lo vedo, infatti dicevo. Ha un po' di spazio, Contento che ha preso un calcio, rimane in piedi però, esce Piva col cucchiaio sulla linea Mari. Palla laterale in area di rigore per la rovesciata di Golinelli e Franco che ci mette la mano. Andà di ampia ignoranza, palla in area di rigore, messa bassa e buona per Argelli che la riapre. Fa 3-2, manca pochissimo. Qui tra Rabitti e Addadianna ho sempre commenti positivi, lunedì della gente che deve giocare dietro di me. Laterale lunghissimo per Maneo che in area di rigore riesce a sgusciare via, la tocca e forse la chiude, sì la chiude Maneo d'astuzia e di sinistro. 4-2 a tempo più che scaduto, finisce così, vince il Real Dronno.